Microfono. Bene. Get the seats. Passes. Pronto, pronto. Pronto, 1-2. Hallo, Christian, servus. Super. Du brauche ich nichts dir. Du brauche ich nichts dir.
Buonasera, da piano ai microfoni vi parla Forer Otto e fratello Richard Forer. Questa sera c'è la partita tra la Piano Leppan Sparer e il Brixen Forst. Un paio di informazioni prima della partita che possono essere magari anche interessanti. Vediamo che il Bressanone sino adesso ha fatto 4 partite e ha raccimolato 2 punti vincendo fuori casa con il Molteno. Ha perso in casa con il Conversano l'ultimo weekend, ha perso a Bressano di stretta misura 2 settimane fa e ha perso pure anche col Sano in casa. Significa che il Bressanone adesso come adesso ha in palio a 2 punti in classifica. D'altra parte Leppan ha fatto 4 partite e ha vinto solamente una partita, quella in casa con il Molteno, perdendo le altre 3 partite sia col Siena in casa l'ultima settimana, perdendo fuori a Bressano e perdendo a Bolzano un paio di settimane fa. La classifica, vediamo il Bolzano a 8 punti, Conversano e Cassano a 6, Trieste 6 punti, Sassari 5, Siena 5, Bressano a 4, il Merano a 3 punti, poi seguono il Brixen, il Fasano, Leppan, il Siracusa con 2 punti, il Cingoli con 1 punto e ultimi sono Molteno e Fondi. Bisogna anche dire però che comunque questi punti sono un po' falsificati, anche perché alcune squadre hanno fatto tutte e 4 le partite. Vediamo che il Conversano, il Cassano, il Sassari e il Molteno ne hanno fatto solamente 3 partite e il Bressano e il Merano hanno fatto solamente 2 partite, per cui la classifica è un po' falsificata momentaneamente, però bisogna adeguarsi, che con questo problema del Covid sicuramente nelle prossime settimane ci saranno degli altri inconvenienti. Vi parlo dei top 20 della classifica dei marcatori. Vediamo il Vulic del Fondi con 35 gol fino adesso, Jarstan del Fasano, Ladakis del Cingoli, poi segue da Piran del Trieste a 30 gol, Udovicic del Bolzano a 29 e Ciutura con 29 punti. I nostri ragazzi della Piano sono al 12° posto con Starolis avendo fatto 24 gol e segue Seminkov al 21° posto che ha fatto 18 gol. Vediamo adesso le squadre che stanno entrando sul parquet e vi do subito anche i nominativi dei ragazzi che giocano. Il Bressanone si presenta con Valerio San Paolo in porta, Vira Alex in porta, poi Di Giulio, Riccardo, Schatzer, Lucas, Amato, Martin, Alejandro, Brugger, Maximilian, Pivetta, Riccardo, Dorfman, Dominic, Ibali, Endrit, Basic, Andrea, Müllecker, Felix, Puntaer, Adam, Mitterutzner, Christian, Ciutura, Davor e Coppola, Alex, allenatore, giocatore, Ciutura. Dall'altra parte Leppan si presenta con Philipp Treuerhofer, Hannes Lang, Alexander Semikov, Alex Wiedenhofer, Alex Castillo, Modesta Starolis, Moritz Pircher, Omar Santinelli, Dragan Slepcevic, Andrea Pircher, Stefan Unterhauser, Jan Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolotti in porta assieme a Christian Raffl in porta, manca questa sera Branch Thomas per motivi personali. Mio fratello vicino a me, come sempre Ricci, prima della partita dai un pronostico, dai. Ecco, siamo di nuovo... Ecco Otto, scusami, stavamo cercando il medico, ecco i Forer Brothers che danno di nuovo spettacolo, speriamo di vederlo anche in campo. Un saluto a tutti i telespettatori e iniziamo con una partita molto molto sentita qui in Alto Adige fra due formazioni che non si regaleranno niente e che devono smuovere un po' la classifica. Otto, buona partita a tutti e iniziamo un evento importantissimo. Pronostico, qui in palestra. Pronostico, Ricci, pronostico. Pronostico, chiaramente devo parlare bene per la nostra società,
non sarà facile per niente. Il Bressanone è chiaramente partito quest'anno, ha fatto una squadra per giocare ai vertici. Se ci sarà anche l'inserimento del Mancino, sicuramente giocheranno anche forse per il titolo, per cui qui nella palla Raiffeisen oggi sarà molto molto dura per Leppan, però i leoni si chiamano così perché sono dei leoni. Bene, bene, bene. Allora partiamo con la palla in mano al Bressanone. E il Bressanone schiera in porta Valerio San Paolo, pivetta all'ala sinistra, poi Amato al numero 7, al terzino sinistro, con Prugger al pivot, con Ciutura al centro, con Mitruzno, ben tornato Christian, al terzino destro, e col ragazzo Müllecker all'ala destra. Dall'altra parte abbiamo Christian Raffl in porta, Oberauch Jan Niklas all'ala, Dragan Slepcevic al pivot, poi abbiamo il numero 14 Starolis al terzino sinistro, abbiamo il numero 23 Lang Hannes al secondo in difesa all'ala sinistra, e Pirker Morris che fa il primo in difesa. Dimenticavo il numero 25, anche lui fa parte del blocco, e vediamo già subito un tiro scagliato dal centro da Amato. La palla si è ficcata sul palo. Vediamo adesso Moritz che gestisce la squadra con Semico al terzino destro, e la difesa del Bressanone presenta una 5-1 con Mitruz Christian che fa il centro avanti per disturbare il giro palla. Inserimento di Pirker, secondo pivot, attacco al centro, Semikov. Ecco, e parata fantastica di Valerio su questo tiro scagliato da fuori. Contrattacco del Brixen. Leppan si schiera con la classica difesa 6-0, con, come vi avevo detto prima, con Starolis e il ragazzo russo al 25 ai blocchi secondi. Slepcevic al secondo e Lang Hannes al secondo dall'altra parte. Nulla di fatto, adesso si contrattacca con Moritz che attacca velocemente, attacco rapido con Semikov che va a cercare il fallo, non lo prende e si ferma tutto. Adesso c'è Moritz che chiama lo schema contro questa 5-1, ci sarà un inserimento probabilmente al secondo pivot, no, c'è un cambio posizione tra Starolis e lui, con Semikov che va e fa il primo gol, 1-0 per Leppan, 1-0 per Leppan. Amato al centro con Ciutura al terzino sinistro che cerca la combinazione con il pivot, non lo trova, palla che continua a viaggiare. Bisogna rifare un po' tutto dalla parte del Brixen, abbiamo anche il numero 81 che è uscito adesso a dare spazio al ragazzo giovane in posizione di pivot. È uscito Iballi, non si riesce a capire un po' il numero della maglietta, penso che sia l'81, e vediamo che c'è l'uno contro uno del numero 7. Che è andato a fare gol giocando uno contro uno contro Dragan Slepcevic. Purtroppo non ci sono i nominativi sulle magliette del Brixen, per cui ogni tanto scusatemi, sbaglio anche i nomi. Secondo tiro, guarda, un tiro fantastico di Starolis sul palo corto che solitamente deve essere del portiere. Siamo a 2-1 per il Eppan. Richard, come ti sembra questo avvio di partita? L'avvio chiaramente molto nervoso da parte di entrambe le società. Brixen che ha preso un palo, ha buttato via un pallone. Un avvio così come sono i derby, chiaramente queste cose qui speriamo che si decidano negli ultimi 10 minuti. Ecco, vediamo,
che la difesa ancora non è pronta. E comunque 2-2, 8 intanto il risultato. E sì, Christian, io ogni tanto do anche il nome ai ragazzi che mi sembra un po' più familiare. Christian ha fatto un bel tiro da fuori, scagliando la palla con grande freddezza. Vediamo adesso di nuovo l'attacco Leppan contro la 5-1 che passa in 4-2. Adesso si cambia in difesa, entrata come pivot e palla persa dell'Leppan. Contrattacco del Brixen con Mitteruzner che non si fa pregare. 3-2, 3-2 per il Brixen. E qua è stato sbagliato in attacco da parte dell'Eppan. E Iballi ha giocato molto bene in difesa, anticipando il passaggio a Starolis. L'Eppan adesso schiera sull'ala sinistra Lang Hannes, una vecchia bandiera della nostra società. Starolis terzino sinistro e Semikov terzino destro con Moritz che detta. Vediamo che esce il pivot a dare una mano ai compagni, un incrocio fatto bene, passaggio, e qua c'è lo fallo di sfondamento dichiarato dall'arbitro. I due arbitri di questa partita sono gli arbitri Di Domenico e Fornaser, due arbitri molto esperti. Nel frattempo il Brixen allunga il 4-2, e anche questo è stato un gol in contropiede o in attacco rapido, diciamo così. E il Leppan sbaglia un po' di troppo momentaneamente in attacco, ha un po' di problemi contro questa 5-1. Fallo 9 metri di Brugger su Semikov che si va a prendere il cartellino giallo. Il cartellino giallo, vediamo che il Brixen è molto motivato con Andrea Basic, il secondo in difesa. Palla che viaggia verso Semikov, uno contro uno. È un attacco abbastanza telefonato e lì fare il passaggio è un po' pericoloso per Leppan. L'arbitro dà il passivo, attacco ancora di Starolis che si inventa un bellissimo tiro schiacciato che va ad ingannare il portiere della nazionale, lo va a ingannare proprio. Nel frattempo Semikov si fa ingannare da Amato e la partita si accende in questo momento 5-3 dopo 7 minuti. Questa sera abbiamo pure anche l'approccio del nostro orologio che è venuto a mancare l'ultima volta, meno male, così possiamo avere un po' più di chiarezza sul campo e in cabina di regia. Moritz chiama Hannes come secondo pivot. Ai ai ai, qua è stata fatta una disgrazia, c'è un passaggio del genere, non può succedere a un giocatore come Moritz. Momentaneamente il Bressanone sta punendo tutti gli errori dell'Eppan. Ricci, vediamo che il Brixen non sta facendo niente di particolare, ma sta solamente punendo gli errori dell'Eppan. Certamente, però anche questo è un obbligo di tutte le società, di vedere gli errori che fanno. Vediamo anche adesso adesso Hannes si è messo la pezza. Hannes Lang con la sua esperienza ha fatto su un tiro, su un rimpallo. Dicevi, Ricci? Dicevo che chiaramente qualche passaggio sbagliato, qualche contropiede del Brixen, e siamo a 4-6 per il Brixen qui nel Pala Raiffeisen. Bene, adesso Ciutura si è spostato al centro. Ciutura sicuramente è un fuoriclasse nel campionato italiano, però ha anche
la doppia responsabilità di fare l'allenatore e il giocatore, per cui non è così facile anche per lui. Ogni tanto vediamo che il Bressanone attacca bene, larghi, e una bellissima parata di Christian con un contrattacco dell'Eppan, che però secondo me dovrebbe essere un po' più veloce, per cui gli spazi poi diventano sempre più piccoli e alla fine Valerio ci mette la sua pezza, avendo alle spalle una esperienza incredibile. Se la palla in questo caso avesse viaggiato in una maniera più veloce, sicuramente il Leppan avrebbe avuto degli spazi un po' più grandi. Ciutura, che è sempre in attacco, che sta orchestrando la sua squadra con il pivot che sale, passaggio ad Amato che cerca l'uno contro uno, palla all'ala sinistra e l'arbitro dichiara un 2 minuti e un rigore per questo fallo di Semenkov, e Pivetta ha giovato di questa lentezza delle gambe. Lui in questo caso, Semenkov, doveva lasciarlo tirare e non andare a cercare il contatto. E naturalmente Ciutura, grande esperto dei rigori, si mette lì a battere il rigore, e Christian non è riuscito ad parare la palla, era un pallone abbastanza viscido perché ha fatto una specie di pallonetto. Nel frattempo Oberauch gioca al terzino, anche perché Leppan, avendo un giocatore in meno, deve cercare di organizzarsi. Incrocio su Oberauch, il Bressanone, il Brixen si muove molto bene in difesa, il Leppan cerca di trovare degli spazi che momentaneamente sono chiusi con questo muro di ragazzi davanti a loro. Qua Leppan rischia tantissimo in fase di attacco, poteva starsi anche lo sfondamento, ma l'arbitro non l'ha visto così. Per Leppan va molto bene. Dobbiamo andare a pulire il parquet, perché è molto scivoloso. Abbiamo Starolis che è lì, che si accinge a battere la punizione con 3 ragazzi che sono sul muro. Questi cercheranno di far fronte e purtroppo la palla è uscita, però è stata toccata dal muro del Brixen. Il Brixen che sta conducendo la partita dopo 11 minuti per 7-4. Niente di fatto, l'idea era buona, però il Brixen ha chiuso. Ricci, adesso dopo questi 11-12 minuti vediamo che il Bressanone, il Brixen, sta giocando meglio. Sì, sta sbagliando meno. In questo caso magari poteva anche esserci un fallo sul giocatore dell'Eppan. Da buon sostenitore chiaramente siamo anche un po' di parte, ma comunque il Brixen intanto è organizzato bene, tira bene, e per cui meritatamente è sul 4-8. Ecco, adesso abbiamo preso 2 gol, essendo in svantaggio numerico. Ciutura non si fa pregare, ha fatto un passaggio molto bello all'ala sinistra che ha fatto un gol, e il Bressanone va a più 4, rientra Semenkov, vediamo se il Leppan riesce a segnare qualche gol, perché già 4 gol sono abbastanza tantini per l'inizio. Palla dell'Eppan, e il Brixen è andato a fare una specie, è la 5-1 di nuovo con Christian lì davanti, con Morris che cerca di orchestrare, anche dall'altra parte il difensore esce, e qua altro sbaglio e contrattacco dell'Eppan, cioè del Brixen, che va a fare il 9° gol col ragazzo giovane Mölecker, che ha preso un passaggio molto buono dalla difesa.
L'allenatore dell'Eppan chiede il time out, un piccolo momento di pausa anche per noi. Rientriamo in telecronaca, vediamo adesso cosa ha cambiato, cosa vuole cambiare l'allenatore dell'Eppan, perché in questo caso, in questo modo non può andare avanti perché la squadra è sotto di 5 gol e il Bressanone non ha ancora fatto niente di particolare, ma ha solamente castigato gli errori che ha fatto l'Eppan. E ho visto che l'allenatore del Brixen ha parlato con i suoi cercando di farli ragionare con la testa e con le gambe e di stare tranquilli e fare il loro lavoro. Fino adesso ci riescono. Fallo su Starolis da parte di Brucker, di nuovo Christian Mitterutzner al centro avanti, e esce Slepcevic, entrata secondo pivot, incrocio con Semenkov, e qua ci stanno i due minuti perché Iballi è andato a finire con la mano sulla faccia di Semenkov, ci stanno tutti, infatti va anche a scusarsi con il suo avversario. Andrea Basic sta uscendo dando anche il cambio a Ciutura in difesa, anche Andrea Basic si merita un attimino di intervallo. Il Bressanone gioca adesso con 5 contro 6, l'allenatore dell'Eppan non opta per portare un settimo giocatore in campo, stanno con 6 giocatori. Ecco, passaggio a Lang Hannes che non va al tiro purtroppo, altra inciampata di Semenkov lì, purtroppo il campo deve essere abbastanza scivoloso, è molto pericoloso un campo scivoloso perché i ragazzi si possono fare male e bisogna poi pulire adeguatamente subito il parquet. Eppan in attacco, 6 contro 5, sovrannumero. In questo caso la soluzione era buona. La soluzione è buona e Semenkov deve fare assolutamente questi tiri perché oggi anche manca il nostro giocatore che purtroppo per noi non c'è perché e per motivi personali si sposa la sorella, Branch oggi non c'è e non può darci una mano. Attacco con il pivot del Brixen con Ciutura che gioca uno contro uno Amato, palla al pivot che viene portato fuori da Starolis, molto bene adesso in difesa, in questo caso era molto buona la difesa, speriamo in futuro che la difesa lavori in questo caso, in questo modo. Ciutura di nuovo con Christian che prende palla, altro fallo di Starolis e il Brixen si trova adesso in una situazione di gioco passivo, il Brixen deve andare al tiro, attenzione a Ciutura e al pivot, e sono 7 metri
Questo è il classico, non è stato portato in avanti. Andrea Basic ha preso palla, Andrea Basic, e Dragan Slepcevic si prende pure anche il cartellino giallo. Qua ha sbagliato tantissimo, dovevano portarlo subito davanti e non aspettare che Basic prenda palla. Se Basic prende palla sono problemi per tutte le difese, perché lui è molto forte, furbo, riesce a girarsi in maniera impeccabile. Vediamo che il Leppan cambia il portiere, Bortolot che va in campo, dà spazio, un po' di spazio a Christian Raffl. Il punteggio di 9 a 5, Ciutura, tiro e gol, e gol, ed il Brixen è in vantaggio di 5 gol dopo 15 minuti di partita. Si cambia ancora il portiere Leppan, rientra di nuovo Raffl Christian. Attacco dell'Eppan e altra soluzione di Semenkov. Ricci, che ne dici Ricci? Questo Semenkov deve andare al tiro di più volte, oppure la squadra deve cercare di... Deve andare al tiro, Otto. Lui è venuto per questo, l'anno scorso ha fatto 8-9 gol a partita, e per cui deve essere pericoloso su questa parte destra, per, anche per aprire un po' la difesa. Comunque anche attenzione alla difesa, che dell'Eppan ancora non è pronta, non ho ancora visto un l'anima del derby in questa partita. E adesso siamo a meno 4, all'Eppan sembra che piacciono le partite in salita. Ho visto anch'io, penso anch'io questo, e adesso c'era lo sfondamento e Semenkov si sta pian pianino svegliando, si sta svegliando. E Ciutura reclama l'arbitro, perché secondo lui ha visto una gomitata che non c'era, ma io non l'ho vista. E niente, speriamo per tutti quanti, anche per questi pochi tifosi che ci sono, una partita un po' più altalenante, una partita un po' più con più carattere da vedere, altrimenti ci annoiano troppo. Di nuovo Ciutura, passaggio al pivot, in questo caso Hannes Lang ci ha messo un attimino la pezza, l'esperienza non è acqua. Vediamo come sempre Hannes dà il suo grande approccio soprattutto in fase di difesa. Orchestra di nuovo Ciutura, che chiama lo schema con il pivot molto largo. Anche questo è stato, ed è ben visto, è stato un blocco irregolare di Andrea Basic, con un contrattacco dell'Eppan e con un fallo di Amato, che però stava davanti a Moritz. Non è un fallo da due minuti e di rigore, ma era un fallo di 9 metri, visto molto bene dagli arbitri. Ripeto, gli arbitri sono molto esperti, penso che siano anche degli arbitri internazionali, non mi ricordo, arbitri internazionali per questo derby Alto Atesino. Adesso Ciutura è passato come centro avanti, bisogna attaccare adesso gli spazi tra i secondi, e lavorando con il pivot bene. È un'invenzione di Dragan, ma una invenzione che non ho mai visto. È un tiro in caduta con una girella. Bene per noi, 10-8. 10-8, anche il Brixen ultimamente sta sbagliando un po' di troppo. La partita si accende e speriamo per noi tutti, anche a voi a casa, che vi divertiate tutti. Amato, e buonanotte qua per l'Eppan, cioè così non si può giocare contro Amato, non si può arretrare. Allora, o si sta indietro e si va a fare il muro, altrimenti bisogna uscire prima che lui prenda la palla. Adesso Modestas va a fare il secondo pivot con Moritz, che va a attaccare al centro e porta di nuovo Semenkov, e questa è la copia dell'ultimo gol di prima, con entrata secondo pivot. È normale, dici tu che sei un tecnico, è normale fare l'entrata al secondo pivot con una difesa
molto molto alta. Guarda, in questo caso il blocco c'è stato, Semikov è riuscito a entrare in area, a fare gol, il terzo gol consecutivo. Non dimentichiamo che abbiamo due terzini che chiaramente tirano da fuori, tirano bene, e per cui ci affidiamo a questa sorte di questi due giocatori. Eppan 9, Bressanone 11, pian pianino si stanno scaldando le anime, Otto. Grazie del contributo tecnico, Ricci. E Christian 61 attacca, Möhlegger 7 Amato fa la finta del passaggio al pivot con una bella entrata, questo era veramente un bel gol, ha fatto la finta al passaggio al pivot e poi ci è cascata la difesa ed è entrato e ha fatto gol. Brixen 6-0 adesso e con i nostri due tiratori forse riusciamo a fare qualcosina in più. Adesso si prende 2 minuti Andrea Basic, io personalmente non l'ho visto tanto bene, comunque Andrea deve uscire sul fallo di Oberauch, giusto? Entra Ciutura di nuovo in difesa, il Brixen adesso in 5, l'allenatore dell'Eppan opta di stare con 6 in campo più portiere, non opta per l'extra player e l'arbitro fischia l'inizio di nuovo della partita e bene, allora 12-9 dopo 21 minuti, Semikov in attacco, di nuovo entrata secondo pivot, passaggio benissimo e gol, molto bello il gol di Oberauch che ha spostato il portiere, molto bello. Adesso l'Eppan porta Oberauch su Ciutura, è una cosa secondo me normale, bisogna cercare di assolutamente di portare fuori Ciutura se vuoi giocare contro Bressanone, in questo caso 6 contro 1, il Brixen gioca senza portiere, anche questo è un problema perché loro lo sanno giocare bene, sbaglia e la palla viene presa da Dragan, passaggio a Starolis, passaggio a Hannes Lang, contropiede e gran gol in contropiede, 12-11 adesso e anche il Brixen ha delle difficoltà giocando con uno in meno, soprattutto quando questo giocatore è Andrea Basic. Abbiamo Ibali adesso che fa il pivot e Oberauch che porta fuori Ciutura e Christian Mitteruzzo che fa il centrale, voleva fare l'uno contro uno, non c'è riuscito contro Starolis. Adesso viene preso a uomo Christian e Ciutura viene lasciato e questo qua è stato un regalo da parte del Pan, è stato un regalo, purtroppo non possiamo regalare questi gol al Ciutura. Starolis, Pirker, palla veloce dell'Eppan adesso, tiro parata di Valerio, una parata facile di Valerio che sa farsi valere in campo e il Brixen decide di lasciare in campo Valerio giocando con un ragazzo non in meno, adesso i 2 minuti sono passati, entra anche Riccardo che non è stato ancora visto fino adesso in campo, Riccardo sull'ala destra, Ciutura, palla parata, grandissima parata di Bortolot, ma l'Eppan ha sbagliato in questo momento, secondo me ha sbagliato, loro dovevano fare i passaggi molto più veloci non aspettando il rientro di un difensore del Brixen, cioè questi sono momenti in cui bisogna attaccare subito gli spazi lasciati liberi, purtroppo non viene ancora fatto, speriamo in futuro che la squadra capisca che il Bressanone
gioca anche con un cambio attacco-difesa, per cui sicuramente ci saranno dei spazi più grandi. Questo è un tiro di Obe, questo è un tiro di Moritz Pirker, che per fortuna dell'Eppen è andato a finire sull'angolo. Un tiro affrettato, secondo me. Oberauch che fa l'angolo, passaggio Seminkov, uno contro uno azzardato, questo era un errore di lui, non puoi giocare uno contro due invece di passare la palla dall'altra parte dove sicuramente c'erano altri giocatori liberi. È stato fatto un passaggio telefonato. Ricci, a 5 minuti dalla fine del primo tempo, meno 2 Eppan, come la mettiamo? Meno 2 Eppan, meno 3 Eppan, abbiamo un Ciutura che tira da tutte le posizioni. Eppan deve capire che questo è un fuoriclasse, tira da tutte le posizioni con senza fare troppi passi. Abbiamo un Starolis che potrebbe fare la stessa cosa, però la qualità ancora non c'è. Continuiamo la partita, grazie Ricci. Vediamo che l'allenatore dell'Eppan implica il Seminkov, che va a cercare al centro, va a fare un altro tiro telefonato. Questo per Valerio, non sono tiri per infastidire Valerio con la sua esperienza pluriannale, con la sua esperienza a livello internazionale, non ha problemi a fare queste parate. Di nuovo attacco difesa, si cambia il Brixen, Pivetta entra, esce Basic con Niballi che fa il pivot. Amato al centro e lascia stare completamente Seminkov, non riesce a giocare uno contro Amato, ed è già la terza o quarta volta che Amato riesce ad entrare nell'uno contro uno e dà dei grossi problemi all'Eppan. 15-11, bene difesa del Brixen con Drucker e i balli ai terzi, con Basic al secondo e Mitteruzza Christian al secondo dalla parte destra. Starolis entra, tiro fortunoso un po', era un tiro sforzato che però è andato a segno alla parte sinistra di Valerio. Più 3 Brixen. Ancora Amato al centro con Ciutura, vediamo Riccardo, palla persa, però c'era il fallo del piede di Dragan Slepcevic, la palla gli è andata a cadere sul piede, purtroppo niente di fatto. Ciutura uno contro uno dall'altra parte con Christian che destro di mano, gioca molto bene anche in attacco, non solo in difesa, e questa è l'idea di Ciutura con Amato. È stata una volante programmata già prima e questi due giocatori fanno la differenza in campo, bisogna assolutamente dirlo, fanno la differenza in campo. Più 4 Bressanone, Brixen più 4. Ecco, sfondamento, se prima c'era già uno sfondamento, adesso poi l'ha fischiato
buono per Leppan, che non è stato visto il fallo in fase di rientro di Pirkjan Moritz. Comunque si può anche discutere su questo. È andato per terra Riccardo alla destra in fase di contropiede. 6-0 sempre Epan, con Ciutura che orchestra, palla che va a finire ad Amato al centro, e con Ciutura di nuovo con la palla viene Riccardo, palla veloce, e in questo caso sono 2 minuti a Dragan Slepcevic. Ricci, io questo non l'ho visto, hai seguito? Io non l'ho visto questa. Non ho visto un fallo grave da 2 minuti, c'è stata una spinta, ma comunque sembra che qui vengano prese delle altre misure, perché anche in attacco ci sono stati dei falli sull'Epan. Comunque gli arbitri fanno giocare a lungo, e per cui non fischiano subito. Anche qui vediamo dei passi e vediamo dopo un gol. Cioè, si sono concentrati qui, purtroppo qualche errore dell'arbitro che ha penalizzato l'Epan, ma comunque il risultato è comunque colpa dell'Epan. 12-17 sì. Al primo tempo, Otto, non è colpa sicuramente degli arbitri in campo. Ecco, finisce il primo tempo con l'Epan che è in svantaggio di 5 gol. Il Bressanone ha qualcosina in più fino adesso. Ci crede molto di più, sono molto più convinti i giocatori del Brixen e sono organizzati molto bene in attacco. L'Epan ha sbagliato un po' di troppo in attacco e soprattutto anche in difesa. Cari amici della Palamano, ci sentiamo tra
bite. Woo! Thank you.
Cari telespettatori, davanti ai PC la squadra dell'Eppan sta riprendendo il secondo tempo avendo la palla in mano. L'Eppan si schiera adesso con Troyerhofer alla sinistra, Staroli stanzino, il resto è rimasto uguale. No, c'è anche il cambiamento del pivot in attacco, c'è il ragazzo numero 13 che fa il pivot, Widenhofer, attacco con Starolis. L'Eppan si presenta con un giocatore in meno, avendo ancora due minuti penalità, sotto passivo l'Eppan, e adesso non c'è il portiere, e il Brixen poteva fare una segnatura adesso, ma Basic ha optato per rispettare un attimino l'equilibrio in campo e ha optato non a tirare in porta con il portiere che non era ancora schierato tra i pali. Mitteruzner al terzino, entrata al secondo pivot con Amato, scalata verso Riccardo, ancora battuta, fare il passaggio fantastico all'ala sinistra, ha fatto un passaggio molto bello con una finta di passaggio al pivot e con un passaggio smarcante a Pivetta. 18-12 dopo un minuto, dopo due minuti dalla ripartenza. Il Bressanone Brixen è motivato come alla fine del primo tempo in fase difensiva. Non lascia spazi, anzi prende palla adesso con Christian che va in contropiede, però ha fatto troppi passi e qua ci poteva stare lo sfondamento, e nel frattempo però Iballi non è riuscito a chiudere bene su Starolis. Rigore per l'Eppan, vediamo chi va a fare il tiro. Probabilmente Starolis, il Brixen cambia portiere, entra Alex Wierer in porta. Alex, un portabandiera del Brixen da anni, questo giovane ragazzo è uno degli artefici e quest'anno fa il secondo a Valerio. Comunque è uno che nei rigori è sempre molto forte, ne ha già parati parecchi anche quest'anno. Vediamo adesso contro Starolis, e Starolis vince questo duello e porta a meno 5 l'Eppan. L'Eppan che porta in avanti come centroavanti Oberauch Jan Niklas, che cercherà sicuramente a contrastare.
Sembra non è cambiato più di tanto. Abbiamo non tanto problemi in attacco, ma problemi in difesa, Otto. Purtroppo la difesa si impegna, non sono compatti in difesa, Otto. Pertanto qui c'è un time out di nuovo. No, non c'è un time out, c'è il commissario che fa dare il giallo a un dirigente dell'Eppan che si è lamentato, penso più si è lamentato per la squadra che per gli arbitri. Comunque siamo a 16-21, non è finito niente. Sappiamo che l'Eppan nelle ultime due partite ha rimontato dei gap ancora più impegnativi, e per cui 24 minuti di tempo per fare la sorpresa. Qui Semikov ha sbagliato di brutto, anche se il fallo non è stato grave, però essendo in avanti non possiamo lasciare all'ala uno spazio del genere. Purtroppo l'Eppan si impegna, però siamo sempre a meno 5 con una difesa attenta del Brixen. Non dimentichiamo chi abbiamo schierato davanti, e qui anche di nuovo gli arbitri vedono bene. C'è un Starolis, questo adesso qui chiaramente anche Otto, scusami se interrompo, però annullare un gol del genere per dare 2 minuti a un giocatore del Brixen, potevano lasciare andare, comunque c'era sempre la possibilità di fischiare questi 2 minuti. Risultato non cambia, abbiamo ancora 21 minuti per cambiare il risultato di meno 5 con rigore a favore dell'Eppan.
Pfeiffer. Gettonimo. Nel frattempo ho capito che c'erano dei problemi tecnici con il mio microfono e sono passato un altro microfono, per cui penso che il problema sia stato risolto. Il Brix nel frattempo in vantaggio di 4 gol con Ciutura in attacco che cerca l'uno contro uno, non lo trova perché c'era un blocco irregolare di Brugger. Bortolot che prende palla, vediamo se Leppan adesso riesce a fare un gol in contrattacco. Comunque altro errore tecnico di Seminkov che va a sbattere il naso sul giocatore Davor Ciutura, così Leppan non vince niente contro questa squadra. Christian che ha la palla adesso, anche qua c'era lo sfondamento, la serata dei sfondamenti, controattacco azzardatissimo, comunque tiro che va a colpire il palo e salva il Brixen da un altro gol di Leppan. E si poteva andare a meno 3, con meno 3 a 12 minuti dalla fine, la partita è di nuovo aperta, nulla di fatto, sempre Brixen più 4 con Leppan che gioca 5-1, grande parata adesso di Samuele, altro lancio in contropiede ma non vede nessuno, cioè buttano via palloni adesso contro il Brixen, stanno buttando via una occasione dopo l'altra. Purtroppo l'idea di Samuele è buona, però il lancio non ha trovato nessuno in quel posto lì. Ancora due pivot per il Brixen, entrata di Amato e gol facile di Amato, e contro questo attacco due pivot Leppan non riesce ad organizzarsi in modo adeguato. Sono di nuovo 5 i gol di svantaggio per Leppan. Seminkov, Starolis, e ci mette la pezza naturalmente il solito Valerio, controattacco fermato del Brixen con Riccardo che ha la palla, Christian, Alejandro, vediamo anche Schatzer adesso all'ala sinistra, bel passaggio di Christian su Riccardo e altro gol facile per il Brixen. Santinelli per Leppan, Starolis. Vediamo, adesso è entrato anche Simon Singer
Questi sono due minuti non dati e qua è un regalo, comunque si va avanti. Starolis, Omar Santinelli al terzino sinistro che non cerca il pivot ancora, rischiamo di andare sotto passivo, effettivamente è così adesso. Santinelli e parata di nuovo per Valerio. Ricci, sono 10 minuti alla fine, come andiamo? Purtroppo siamo a meno 6, 8 minuti alla fine. Eppan non riesce a reagire sull'attacco del Brixen, sbagliando di nuovo in attacco. L'impegno c'è, però non c'è la qualità oggi, non ci sono i portieri, non c'è la difesa. Così chiaramente contro un Brixen è molto molto difficile, Otto. Purtroppo la squadra qui non ha dato l'impressione di giocare un derby, ma gioca e sbaglia e riprova, ma non c'è una grandissima reazione. Grazie Ricci. Nel frattempo la partita è continuata, Singer è andato a prendere la palla negli spogliatoi, Santinelli adesso al centro con Starolis al terzino, Jan-Niklas Oberauch che va ad inventarsi un tiro, però anche questo è un'invenzione che trova solamente il palo alla parte sinistra di Valerio, e il Brixen fa la sua onesta partita facendo niente di particolare, lavorando sugli spazi, lavorando sulla velocità di palla, sulle combinazioni con il pivot e niente. E l'Eppan che subisce, Eppan che subisce il Brixen in una maniera eclatante questa sera. Purtroppo anche qua vediamo che si lavora solamente con dei falli. Amato, Ciutura che in questo caso prende lo sfondamento, palla ad Eppan, passaggio a Starolis. Il commissario campo riprende l'arbitro, vediamo che succede, e succede che il portiere del Brixen deve uscire per 2 minuti, ci sarà stato forse uno sbaglio a livello di cambio, non lo so, comunque entra al posto suo Virer Alex e un giocatore del Brixen deve sedersi sulla panchina. E nella pallamano questo naturalmente è previsto, se un portiere prende 2 minuti una sanzione di minuti, allora entra il secondo portiere ed esce un giocatore della squadra. Jan-Niklas con la palla, Santinelli, Omar, ancora Niklas, passaggio a Simon, a Lala e parata di Virer, e questo è il classico di questa partita. L'Eppan che gioca ma non concretizza i palloni davanti al portiere, che sono sempre più facilmente preda. I palloni sono sempre più facilmente preda del portiere. Amato, Riccardo Di Giulio, Christian Mitterutzner, passaggio al pivot e si becca naturalmente i 2 minuti. Dragan si prende altri 2 minuti con il rigore sanzionato per il Brixen, e l'eterno Ciutura andrà a tirare questo rigore. Prima però bisogna asciugare il parquet. Rigore, Ciutura contro Bortolot e gol di Ciutura, aspetta
Samuele aspetta i movimenti da Samuele e poi decide di tirare. Dall'altra parte Eppan in svantaggio numerico, 5 in attacco, time out per il Leppan e anche per noi in regia. Riprende la partita, mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine. Oberauch al terzino. Prende palla. Ancora Troyerhofer, ancora Starolis che cercano degli spazi che purtroppo non ci sono, per cui ne esce un tiro della disperazione di Starolis e Virer Alex. Para la palla alla sua parte sinistra bassa e il Brixen rimette in campo un altro giocatore. In questo caso sono 6 contro 5. Leppan ha 5 giocatori in difesa. Passaggio veloce a Riccardo e in questo caso non viene dato il rigore. Palla a Starolis, palla veloce a Jan Niklas Oberauch, uno contro uno, sfondamento su Schatzer, penso, oppure su Christian Mitterutzner. Anche questo ragazzo Schatzer è un ragazzo nato a Bressanone e cresciuto nella società del Brixen, è un ragazzo ancora molto giovane che però ha già avuto dell'esperienza a livello di nazionale, Lucas del 2002, ancora Amato, Ciutura, Amato, palla Riccardo, Amato, Ciutura, Christian, Schatz, parata di Bortolot, palla a Santinelli Omar, controattacco, palla veloce a Santinelli ancora, ma poi è finita lì perché il Brixen riesce a chiudere gli varchi di difesa e niente di fatto, meno 7 per il Leppan. Una brutta partita, Ricci, quella del Leppan, Brutta partita, senza grandi emozioni per un derby, sottotono Leppan. Bene se non benissimo il Brixen, comunque quanto basta per un Eppan che oggi non ci ha creduto per tutta la partita, con tanti errori personali e con purtroppo una difesa che non basta per un Brixen con tanta voglia. Qua vediamo che Leppan vuole assolutamente cercare di forzare la partita al centro e lì al centro però
Gli spazi vengono chiusi molto molto bene dalla parte del, da parte del Brixen, per cui ne escono dei tiri che i portieri facilmente riescono a parare. La partita è finita, manca ancora due minuti con il Brixen che è in attacco di, è in vantaggio di sei gol. Anche questo, anche se Samuele sta parando alla grande, ma la squadra dell'Eppan è talmente sottotono che non riesce ad organizzarsi in difesa. Una brutta partita. Adesso c'è il time out di Davor Ciutura e ci sentiamo tra un minuto scarso per l'ultimo minuto e mezzo. L'ultimo minuto e mezzo con Coppola adesso come nuovo entrato nel Brixen. Anche Coppola è un ragazzo molto giovane e non si fa pregare, entra dopo 10 secondi, fa un tiro inventato ed è stato veramente una bella invenzione sua, ha visto che nessuno usciva e ha scaglionato la palla con una freddezza da esperto giocatore. È un ragazzo molto giovane. Già suo padre era ed è ancora un grandissimo campione della pallamano e nel frattempo un gol dell'Eppan e siamo a meno 6, ultimi 40 secondi con Coppola in attacco uno contro uno. La partita è andata. Abbiamo visto una squadra del Brixen molto molto motivata, una squadra dell'Eppan che ha avuto problemi di organizzazione a livello difensivo ma pure di attacco, nulla ha potuto contro il bressanone Brixen e così la partita è andata avanti senza storia fino alla fine, pur che l'Eppan abbia sempre cercato di impegnarsi al massimo, ma nulla è valso contro una squadra organizzata come il Brixen questa sera. Bisogna dire che il Brixen ha giocato molto bene a livello di difesa soprattutto e anche in attacco. La Vorciutura ha sempre trovato le soluzioni e ha messo in campo veramente una bella squadra. Nulla ha potuto fare che l'Eppan purtroppo anche questa sera va a casa con 0 punti. Comunque il campionato è ancora lunghissimo e si può anche perdere contro una squadra di Bressanone, ma con una mentalità del genere come abbiamo visto questa sera nulla si può fare contro il Brixen. A tutti gli amici della Pallamano e ai signori e signori che mi seguono davanti al PC vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima. Arrivederla.
Allora, questa sera saluto qua Andrea Basic, grandissimo pivot del Brixen, è un conoscente anche amico mio. Andrea, tu come hai visto la partita questa sera contro l'Epan al Pala Raiffeisen di Epan? Sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, ci siamo preparati molto bene tutta la settimana. Siamo arrivati da 3 sconfitte di fila e ora stasera era il punto, cioè dovevamo vincere. Poche parole, dovevamo vincere. Sì, dovevate vincere. E cos'era di diverso, diciamo, cos'è cambiato, diciamo, tra le ultime partite che avete, come hai detto tu, avete perso e questa vittoria qua da piano, Epan? Sicuramente ha vinto la difesa. Questa partita ha vinto la difesa e come ci siamo preparati tutta la settimana in difesa, quella è fondamentale. Poi in attacco ovviamente qualcuno farà sempre gol, ma questo ci è mancato anche sia la scorsa partita contro Covenzano in casa e con il Cassano. Uguale, e ribadisco, noi ci siamo preparati molto bene, abbiamo unito tutte le teste e questo ha deciso molto questa sera. Io personalmente ho visto la partita da fuori, ho visto un grandissimo Basic, ma ho visto anche, a parte il Ciutura che è il grandissimo orchestratore di questa squadra, ho visto anche un ottimo rientro di Christian Mitterutzner. Questo ragazzo ha dei grandissimi numeri, tu che ne dici, Andrea? Sono molto contento per lui, ma anche per tanti altri giovani che fanno gruppo per questa squadra, che fanno parte, scusa, di questa squadra. E niente, posso dire fare un grandissimo complimento a tutta la squadra e niente, adesso dobbiamo riposarci bene perché mercoledì ci aspetta una abbastanza forte partita contro Bolzano in casa, quindi lì non ci saranno scherzi da fare. Andrea, ti saluto, in bocca al lupo per te, per tutta la tua famiglia e per la squadra, e complimenti per la partita e alla prossima. Grazie, grazie a te. Grazie. Ecco, davanti alle telecamere abbiamo l'allenatore dell'Epan. Come hai visto questa partita oggi? Cosa ti è sembrato? Cosa è mancato all'Epan per vincere contro questa grande squadra del Brixen questa sera? Come di nuovo, già terza partita consecutiva, prendiamo più di 30 gol. Va bene, 30, però contro quella difesa, contro quell'attacco con questi due pivot forti, certo che si deve giocare un po' meglio difesa. Non sono contento, ragazzi, anche certo non siamo contenti per questa partita persa, però va bene, mancava quel difensore oggi, si è visto, mancava Branch, però sicuramente anche così si poteva fare meglio anche in attacco, però soprattutto in difesa. Noi adesso abbiamo anche le prossime due partite, penso Merano mercoledì, non si sa ancora, e Fasano, dove sicuramente tutte e due partite dobbiamo vincere. Dopo, se succede qualcosa male, sicuramente si deve pensare bene. Vabbè, il discorso è questo, secondo me. Allora, l'Epan adesso ha giocato veramente contro delle squadre molto forti, c'era il Siena, c'era il Bressano, c'era il Bolzano e adesso questa sera il Brixen, che doveva assolutamente vincere. Sicuramente ci saranno dei momenti in cui la squadra riuscirà di nuovo a racimolare qualche punto. Contro la prossima partita, avevi detto, è contro il Merano? Erano mercoledì, adesso ho sentito che si deve decidere lunedì per noi. Sì, penso che dobbiamo giocare, perché non possiamo adesso spostare partita in avanti con tutto questo virus che va in giro. Forse tocca qualcuno di noi o qualcuno dei nostri avversari, dove dopo anche se devono spostare partita
penso che la decisione che dobbiamo giocare è giusta, perché dopo non voglio giocare partita dopo Trieste, andare a Merano, venerdì partire a Sicilia, dobbiamo pensare anche su di noi, niente altro. In bocca al lupo per te, per la tua squadra, per la società, e sicuramente ci saranno dei momenti un po' più diciamo un po' più positivi, che momentaneamente tutto buio, comunque sappiamo com'è lo sport. Ti auguro tutto il bene e ti do bocca al lupo per le prossime partite. Grazie e alla prossima.